Amiche e amici di Starfishing, benvenuti sul canale. Una nuova puntata con un filmato particolare. Siamo sul fiume Minzo, che vedete alle mie spalle. Ci troviamo in località Peschiera del Garda. Il fiume Minzo nasce qui a un paio di chilometri a monte e ci troviamo nella zona della FIPSAS, campo di gara gestito dalla FIPSAS di Verona. Per condurre questo filmato abbiamo con noi un agonista. Per chi ancora non lo conoscesse, ve lo presentiamo. Benvenuto Massimo. Ciao, grazie. Massimo Guidetti. Ti conoscono in tanti, soprattutto per il tuo negozio, Paco Pesca, Reggio Emilia. Sì, io intanto salve. Ho un'attività, sì, che è quella del negozio, ma nonché anche grossista, quindi distributore per tutta la zona dell'Emilia dei prodotti Carson. Ed è per questo che il grande capo Marco Fortini mi ha chiesto di poter fare qualcosa assieme a voi e quindi io molto volentieri partecipo a quest'uscita di pesca. Ti ringraziamo innanzitutto della tua cortesia e della tua disponibilità. Sappiamo che sei un agonista da tanti anni, questo però è un fiume, diciamo, difficile, dove serve competenza e soprattutto anche un'attrezzatura. Sì, io sono nato pescando, perché fin da ragazzino ho cominciato a pescare, pratico attività agonistica fin da giovanissimo, periodi dove ho frequentato anche tantissimo il Mincio. Ho cominciato a frequentare questo campo di gara quando ancora si pescava con le canne fisse, le 6-7 metri, con le gare dell'Avola, praticando le gare con la Pasquino, società dove tuttora sono attivo. Ovvio che l'attività lavorativa non mi consente di poter svolgere quell'attività ad altissimo livello che ho fatto quando ero più giovane. Torno sempre molto volentieri qui, anche se erano diversi anni che non ci venivo, perché il posto è sempre magnifico, cioè è sempre bello pescare qui in un'acqua così trasparente. Oggi le condizioni dell'acqua sono un po' difficili, cioè nel senso che abbiamo una velocità dell'acqua abbastanza veloce. Per quello che vogliamo fare noi, cercare di far vedere la pesca alla passata, cercherò di cavarmela, insomma. Bene. Allora, innanzitutto un ringraziamento doveroso, come dicevi, alla Carson, che oltre a essere sponsor del filmato ci ha fornito tutta l'attrezzatura con cui andremo a insidiare le prede che troveremo qui sul Mincio. Vedo già che tu hai impostato la tua pesca preparando pastura, tra l'altro mi dicevi che produci tu direttamente. Sì, avendo un negozio, cosa faccio? Anch'io ho dei miei prodotti, quindi quando posso li uso molto volentieri, anche perché sono tutti prodotti fatti naturali, con non conservanti, quindi utilizzo una pastura al formaggio che produco direttamente io e per incollare i begatini uso una colla che comunque produco sempre io, quindi sono tutte cose che vengono controllate attentamente personalmente. Quindi se vogliamo cominciare a far vedere quanto concerne la pastura, cosa serve per affrontare il Mincio? Per affrontare il Mincio servono intanto dei mastelloni, perché comunque la pasturazione deve essere abbastanza abbondante, perché ci troviamo in un fiume particolarmente profondo, con acqua corrente, quindi la nostra pastura nel momento in cui si disgrega va subito a valle disperdendosi rapidamente. E allora abbiamo la necessità di fare una pasturazione molto frequente, cioè con un ritmo abbastanza elevato per poter mantenere i pesci in scia. Bene, per la bagnatura della pastura arricchisco la pastura con dei caster di begatino. Ho scelto un tipo di caster affondante perché sono in una zona che dovrebbe essere abbastanza pulita sotto. E crisalide. Crisalide cos'è? Non è nient'altro che la crisalide del baco da seta, si trova in tantissimi negozi, la quale prima di cuocerla la sera prima, di bagnarla nell'acqua molto calda, l'ho tritata accuratamente con le mani, in modo che così mi rimane dei pezzetti anche interi che poi l'andrò ad applicare all'amo. Elemento molto utile oggigiorno è il trapano. Il trapano a batteria è un elemento fondamentale perché ti aiuta a bagnare
meglio la pastura e riuscire a mescolarla in modo più uniforme, in questo modo, in modo che dopo io possa creare delle palle grosse come un arancio da poter buttare giù a mano. Questa pastura in acqua si disgregherà e rilascerà le particelle più grosse con la speranza di andare a tirare anche pesci di una certa taglia, ragguardevole, speriamo, perché non vorrei mai portarmi sfortuna ancora prima di partire. Bene Massimo, allora non ci resta che iniziare la nostra sessione di pesca. In particolare, che canna stai utilizzando? Beh, come dicevamo, attrezzatura Carson, quindi oggi uso una canna in carbonio alto modulo, il modello preciso si chiama Max Pole, è una canna di 7 metri, la quale la Carson la fornisce ai negozi priva di anelli, come le canne più belle, come fanno altre aziende di alta qualità, in modo che così uno la possa personalizzare come meglio crede. Io l'ho montata in negozio con dei passanti a Ponte Alto della Alps, che sono sempre passanti che distribuisce la Carson. La tipologia di lenza, se vi può interessare, partiamo con una di quelle classiche, poi ne ho preparato un'altra che chissà che non ci sia occasione di farla vedere. Cioè, la lenza classica per il mincio è una classica spallinatura in 1,5 metri. Partendo dal pallino numero? Partendo con dei pallini abbastanza grossi, tipo del 3, ne ho fatto una decina, poi dopo sono sceso a pallini del 5, del 7 e del 9, in modo che questa sia molto morbida, perché abbiamo la necessità di dover far passare la nostra esca sopra a delle erbe, perché sul fondale comunque bene o male c'è più o meno erba, quindi questa, se è morbida, va a disturbare meno la passata del mio galleggiante, quindi è per questo che cerchiamo di fare delle lenze abbastanza morbide. Massimo, dall'ultimo pallino all'amo? Ma ora sono partito molto sospettoso e guardingo, ho un terminale lunghissimo, sarà quasi 1 metro. Poi vedremo via via se il pesce è così difficile o se è un po' meno difficile, cioè se la giornata è buona posso anche accorciare, raggruppare e arrivare a fare delle lenze anche più grezze. Intanto, conoscendo il mincio, andiamo con i piedi di piombo, andiamoci cauti, poi dopo, quando avremo preso qualche pesce, casomai proveremo a dare del gas. Benissimo, Massimo, non ci resta che iniziare. Ok. A te la parola e non solo. Siamo sul fiume Mincio, ci troviamo sulla sponda sinistra della parte gestita dalla FIPSAS, sezione provinciale di Verona. Questo è un campo di gara permanente dove l'accesso è consentito tramite permesso giornaliero e chiave per accedere col proprio automezzo, permessi che si possono acquistare nel negozio qui a Peschiera del Garda, Piccoli Eugenia, quindi lo potete trovare tranquillamente. Questo fiume misura 75 km, non un'enormità, però ha delle caratteristiche che sono uniche. E il Mincio nasce qui a Peschiera del Garda, è un emissario del lago di Garda, quindi come vedete, potete vedere dalle immagini, sono acque limpidissime e quindi anche molto difficile per la pesca. E dicevo, nasce qui a Peschiera del Garda, prosegue fino a Mantova, dove forma il lago superiore, quello di mezzo e quello inferiore, e prosegue fino alla località di Governolo, dove si immette nel fiume Po. È consentita la pesca con canne fisse, rubasien, canne con mulinello oppure con canne per la pesca a fondo. E il massimo del pescato sono i 5 kg giornalieri e le specie ittiche che troviamo nel fiume Mincio sono il classico pesce bianco, quindi partiamo dall'alborella per arrivare fino a cavedani piuttosto che barbi. È un fiume particolarmente difficile, però
ricco di pesce, quindi quando c'è una cattura veramente si hanno delle soddisfazioni particolari. È un fiume che regala emozioni solo ad essere presenti. Finalmente, dopo lungo penare e cambiando anche lenze, vi farò vedere come e perché, siamo stati fino adesso massacrati dalla minutaglia, finalmente ho visto una mangiata. Cominciavo a perdere le speranze. Bene, ora si tratterà di vedere che pesce è, perché stiamo pescando con fili e impianti veramente sottili. Però comunque la mia Carson risponde bene, speriamo altrettanto il mulinello Teben. Vediamo se riesco ad aggallarlo. Bene, abbiamo aggallato fuori perché abbiamo anche la difficoltà delle canne, quindi devo stare attento a riuscire a portare il pesce vicino a riva nel momento in cui lui è veramente stanco. Ci aiuti anche tu, Cigno, a prendere il pesce? Altro elemento importante in queste situazioni di pesca è eventualmente aiutarsi con una testa di guadino galleggiante, poi eventualmente dopo vi farò vedere che cosa vuol dire, perché io, vedete, posso mantenere il mio guadino già vicino all'acqua senza bisogno di utilizzo di altre mani, in modo che lui sta a galla da solo. Poi nel momento in cui ritengo indispensabile, opla! Finalmente la prima scardola del mincio. È stata dura, ci ho messo un po' di tempo, ma ora vi farò vedere la lenza che ho adottato. Vai, bella. Finalmente, cominciavo a dubitare. Allora, siccome con la lenza morbida e i begatini vedevamo solo boccate di diavole, e ce ne sono tantissime, non pensavo che ce ne fosse così tante, ho cambiato la canna perché avevo cambiato anche tipologia di lenza, ho preso in mano una Fish Force, sempre di 7 metri, canna sempre della Carson, accompagnata con un mulinello Teben BBS 400, dove ho montato del filo Fudo, dello 0,14, con un amo sempre Fudo, però ho ingrossato l'amo, ho messo un amo del 14 ed ho innescato la crisalide che vi ho fatto vedere prima. Quindi torniamo al discorso della crisalide. La crisalide è molto comoda, soprattutto in situazioni come oggi, dove abbiamo il pesce piccolo che ci sta massacrando le nostre esche. Ho provato col vermo, ho provato con i begatini, con i caster, cioè non c'era speranza. Allora, per fortuna che sono ricorso ai metodi dei vecchi pescatori, perché la crisalide ormai è un'esca abbastanza abbandonata, e finalmente ho ottenuto il primo risultato. L'innesco della crisalide è abbastanza semplice, basta puntarlo, va tenuto morbido durante tutta la notte in modo che questa si ammorbidisca, però almeno otteniamo che le alborelle non ci massacrano. Proviamo per la numero 2. Per fortuna che avevo fatto un piano B. Per fortuna, almeno un pesce.
Bene, finalmente un secondo pesce, forse, dico forse, perché due rondini non fanno primavera, però forse abbiamo trovato la strada maestra. Questo mi sembra anche un pochino più bello del primo. Sta impegnando molto di più la canna, che comunque ha una bellissima azione parabolica, quindi attutisce bene le testate del pesce. Gli attimi prima del vedere il pesce sono sempre molto emozionanti, perché uno non sa mai che pesce è, e ma sarà un cavedano, non sarà una scardola, o in mincio sono presenti anche carpe, sono presenti tantissime varietà, anche qualche carassio addirittura, quindi tinche, però secondo me sarà ancora una scardola. Eccola, l'ho vista, vedo l'ombra laggiù 15 metri a valle. Vuole cercare di andarsi a nascondere nelle erbe, perché sa benissimo che è la sua possibilità per riuscire a fuggire. Dunque, vediamo di metterci comodi. Ecco, e difatti è riuscito ad andare in mezzo alle erbe. Però sono riuscito a liberarla. Pena un pochino più grande. Due. Allora, perdiamo un attimo nel discorso della lenza, perché abbiamo completamente, come vi dicevo col primo pesce, cambiato strategia di pesca. Intanto rilasciamo il nostro amico, cerchiamo, ricordo sempre di cercare di avere la massima cura del pesce, il nostro amico. Ciao, alla prossima volta. Dicevo, la lenza, visto che pescando fini e leggeri avevamo il disturbo dell'alborella, sono passato alle maniere molto forti, cioè da una spallinatura a una torpil secca di 6 grammi. Questo mi consente di passare a filo sull'erba e il mio amo di conseguenza strisciare sopra queste. Ovvio che ho dovuto cambiare, come vi ho fatto vedere prima, il tipo di innesco. Galleggianti, perché non ne abbiamo ancora parlato, ma io credo che un attimo per parlare anche dei galleggianti. Galleggiante da passata, deve essere un galleggiante con corpo abbastanza raccolto, in modo che quando tu lo richiami questo non esca tutto il corpo, ma comunque rimanga sempre con la pressione della corrente schiacciato giù. Questi sono galleggianti che tra l'altro produco sempre io, come la pastura, però se ne trovano di tante ditte e tante aziende. Massimo, una sessione di pesca impegnativa. Diciamo che un po' la tua esperienza e le attrezzature che abbiamo utilizzato della Carson ci hanno permesso comunque di salvare la pelle. Le tue impressioni? Beh, le impressioni tecniche sull'attrezzatura ovviamente molto positive, perché oggigiorno le canne sono tutte stupende. La Carson ha il vantaggio, tra l'altro, oltre di proporre dei prodotti affidabili, sono anche prodotti che vanno al pubblico a dei prezzi veramente competitivi, quindi non sono cose lussuose, quindi tecnicamente molto soddisfatto. Sì, la pesca effettivamente si è rilevata più dura di quanto ci aspettavassimo, perché coi begatini, avete visto, era un continuo di alborelle, abbiamo dovuto cercare di usare le esche alternative. Ma esche alternative poi non è che ti facciano vedere tante mangiate, sono selettive, quindi proprio per questo le boccate sono minori. Poi adesso si è alzato anche un vento che increspa ed è aumentata la velocità dell'acqua, quindi sì, la pesca diciamo che è stata veramente difficile, però qualcosa, il cappotto non l'abbiamo fatto, dai.
Bene Massimo, allora ricordiamo che abbiamo pescato con i prodotti della Carson, canne, mulinelli, fili e ami, quindi mulinelli della Teben, ami e fili della Fudo, giapponesi, e chiudiamo questa sessione, questo filmato, però non è finita qua oggi sul Mincio. Diamo appuntamento ai nostri telespettatori a un altro filmato con una tecnica che vi sorprenderà. Grazie, arrivederci a tutti. Ciao.